Adesso invece proseguiamo con la nostra politica, la politica interna. Annuncia battaglia in aula con centinaia di emendamenti anche il Movimento 5 Stelle. Torniamo ovviamente alla notizia di apertura. Intanto Grillo se la prende con Santoro e la sua trasmissione. Francesco Cristino. Dopo le catene dei nuovi schiavi precari esibite alla Camera, sul decreto lavoro il Movimento 5 Stelle promette battaglia con quasi 600 emendamenti sui 700 presentati anche nel decisivo passaggio al Senato. Ci opporremo con fermezza e senza mezze misure. Il governo, denunciano i grillini, svende i diritti dei lavoratori italiani che non potranno garantirsi un futuro. Job Act non risolve il problema del lavoro, abbiamo bisogno che questi vadano a casa e comincino veramente a far lavorare il Movimento 5 Stelle che vuole ridare dignità sia ai lavoratori che al paese. E sempre sul tema lavoro si accende una nuova polemica, questa volta con Michele Santoro, nominato giornalista del giorno per aver ospitato un operaio della Lucchini di Piombino, critico con la visita di Beppe Grillo alle acciaierie. Trasmissione faziosa, quella persona è un candidato del PD, denunciano i 5 Stelle. Nel movimento sento puzza di fascismo, la replica del collaboratore di Santoro, il vignettista Vauro. Sul blog intanto anche l'intervento di Maria Fida Moro, figlia dello statista Aldo, che si oppone all'abolizione del Senato. Mi fa orrore pensare che altri, come mio padre, scrive, abbiano sacrificato la vita per un ideale gettato alle ortiche.